Salve a tutti, io sono Stremis, questo è il mio nuovo video che vorrei dedicare alla mia collezione di DVD. Questo video è il primo di una serie che vorrei realizzare sulla mia collezione di DVD. Era tantissimo tempo che volevo realizzare dei video sulla mia collezione, che è abbastanza numerosa di DVD. Vediamo che dovrebbero essere il suo 999esimo film. 999esimo e il millesimo film. Non ce l'ho, non ce l'ho. Cioè, ti dicevo, non ho un film dell'Asylum. Ho collimato la mia collezione con un millesimo film che era un trash, che mi è stato regalato, che è appunto Mega Shark vs Giant Octopus. E dopo di questo, adesso arrivo con il 2000esimo film, che, signori e signori, è un porno. Già, ho dovuto pure censurarlo per mostrarvelo. Sembrerà una frase fatta, ma sembra ieri che ho ricevuto a Lucca quel giorno il 1000esimo film della mia collezione. Ed eccoci qui quindi in questo nuovo video di aggiornamento in cui sarà rivelato il 3000esimo titolo della mia collezione. Titolo che al momento che sto registrando in realtà non so neanche io qual è, perché è qui dentro. Si tratta dell'ennesimo regalo del grandissimo Berto Fax, già responsabile sia del 1000esimo che del 2000esimo film della mia collezione, che ha voluto mantenere quindi alta la sua tradizione millenaria, diciamo così, e mi ha regalato anche il 3000esimo film, dicendo che qui dentro c'è in realtà una saga, perché lui è voluto andare sul sicuro. Lui mi ha fatto spedire questo cofanetto quando ancora in realtà mancava qualche film per arrivare a 3000. Lui ha detto: così come arriva, siccome sono più film qui dentro, di sicuro il 1000esimo c'è. E ci ha azzeccato. In realtà proprio è arrivato questo cofanetto proprio in concomitanza di quello che doveva essere il 3000esimo film, il mio prossimo acquisto. Lui è sempre preciso, anche se non se ne rende conto. Grandissimo, Alberto. In realtà, in un primo momento, questo video volevo che fosse una doppia celebrazione, perché ero convinto che a marzo del 2019 ricadesse anche il 10° anniversario del mio canale. E paradossalmente è vero, poiché io effettivamente il canale Stremis l'ho aperto nel 2009, se non sbaglio. Il problema è che Stremis, come conoscete voi, cioè io che vi parlo di film, di cinema, fumetti, libri e tutto ciò che mi gira, in realtà è nato nel 2010. È nato con la recensione, la prima recensione che feci, che fu quella di Alien 2 sulla Terra per il concorso di Yotobi. Tuttavia lì era una recensione molto impostata, molto stupida, me ne vergogno anche abbastanza ad oggi. Il prototipo di quello che sarebbe stato lo Stremis che conoscete tutti quanti c'è nel primo vero video di aggiornamento, che è quel video in cui ho fatto vedere gli acquisti che ho fatto con i buoni che mi erano stati regalati per i miei 18 anni. E quella che doveva essere una doppia celebrazione di anniversario e 3000esimo film è diventato uno specialissimo video di aggiornamento dedicato al 3000esimo film. E sarà paradossalmente un video atipico di aggiornamento, perché credo che sarà più corto della media, poiché si parla di una ventina di film. E non sarebbe un vero video di aggiornamento se non vi ricordassi di nuovo per l'ennesima volta che nella descrizione del video qui sotto ci sono i link di Amazon ai film di cui parlerò, e che se siete interessati all'acquisto di uno o più dei film di cui vi parlerò, cliccando sui link qui sotto e acquistando attraverso questi link, Amazon mi riconosce una piccola percentuale. Mi viene riconosciuta una piccola parte che può aiutare questo canale a crescere sempre di più. A differenza del solito, visto l'argomento trattato, i film ve li presenterò in rigoroso ordine di acquisto. Infatti a un certo punto si mischieranno DVD e Blu-ray, ma anche se non tantissimo. Penso sia, visto il numero esiguo, l'aggiornamento con più 4K che ho fatto finora in proporzione. E direi, visto che siamo tutti qui per lo stesso motivo, di cominciare con il video vero e proprio, in modo tale da arrivare al 3000esimo film. Che sono strepitante anch'io di scoprire qual è. Cominciamo con un film che, devo dire, sfortunatamente mi sono perso al cinema, che è Piccoli Brividi 2. Dico sfortunatamente perché questo film sono stato stupido a snobbarlo un pochino, poiché il primo Piccoli Brividi a me era piaciuto da morire, mi era veramente
piaciuto tantissimo, era una bellissima storia con bellissimi personaggi e soprattutto una trama interessantissima, per niente scontata, e aveva in sé un gigantesco cuore nei confronti di questa saga letteraria. Era un grandissimo omaggio a tutta la saga di Piccoli Brividi. E questo secondo film mi ispirava di meno, poiché quasi nessuno del cast originale è stato coinvolto in questo film, regia compresa. Mi ricordo che avevano annunciato un sequel dicendo una certa trama, dicendo che ci sarebbero stati ancora i personaggi del primo film e dicendo che si doveva chiamare Horrorland. Io mi ricordo questo logo del film Piccoli Brividi 2 che doveva chiamarsi Horrorland. Poi non so cosa è successo, forse la Sony ha fatto pressioni per fare il film più in fretta. Morale della favola, hanno preso attori completamente diversi, quindi personaggi diversi, diversa location, diverso regista, e del cast del film originale è rimasto solo Jack Black nel ruolo di R. Stein, che però qui fa quasi più un cameo che un vero e proprio ruolo. E quindi avevo un po' l'amaro in bocca. Inoltre questo film è andato a uscire al cinema nel periodo del Lucca Comics e io dovevo risparmiare in quel periodo e quindi non sono riuscito ad andarlo a vedere, e mi sono pentito perché in realtà questo film mi è piaciuto un sacco, meno del primo, però comunque molto bello. I personaggi sono davvero molto belli, hanno delle caratterizzazioni che all'inizio, i primi 5 minuti, io temevo fossero dei cliché, degli stereotipi di questi ragazzini, e invece per quanto siano sì stereotipati, hanno una, non dico un approfondimento, però comunque delle dinamiche, dei dialoghi, dei modi di reagire agli eventi, non dico realistici, però comunque originali, piacevoli da seguire. E soprattutto una cosa che mi ha stupito è che se appunto il primo film era un grandissimo omaggio a tutto il mondo e tutta la mitologia di Piccoli Brividi, questo secondo film invece sembra proprio una storia di Piccoli Brividi. Potrebbe benissimo essere uno dei tanti seguiti del pupazzo parlante. E come tale è fantastico, mi è veramente piaciuto. L'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso è l'ultima parte, perché questo film dura 1 ora e mezza. La prima ora è fantastica, addirittura la prima parte ci sono dei momenti con delle dinamiche davvero e proprio horror. Penso per esempio all'apparizione di Slappy, al modo in cui si comporta. È veramente forte per essere comunque un film per ragazzi. E appunto la prima ora è fantastica. L'ultima mezz'ora invece devo dire che mi ha fatto crollare quasi tutto, poiché all'improvviso iniziano gag senza senso, risoluzioni rapidissime, si salva giusto giusto per la morale finale che fa appunto R. Stein dedicata agli scrittori, che ho trovato molto bello, un gran consiglio per chiunque scrive storie. E quindi si salva proprio sul finale, inoltre c'è il cliffhangerone tipico dei Piccoli Brividi che aggiusta un pochino l'ultima mezz'ora che appunto scricchiola. Però devo dire, questo Piccoli Brividi 2 mi è dispiaciuto non averlo visto al cinema. E poi ora di seguito ci saranno due film che in realtà non è che mi siano piaciuti tanto, che sono Lo Schiaccianoce Quattro Regni, il primo. Allora, io sicuramente molti mi diranno: ma se non ti è piaciuto, perché l'hai comprato? Allora, innanzitutto, in questo caso, perché l'edizione è a dir poco straordinaria. È uno degli steelbook più belli di sempre. Non a caso è della Disney che fa degli steelbook veramente pazzeschi. Perché l'ho comprato? Allora, innanzitutto perché, per quanto questo film non mi sia effettivamente piaciuto, ha dalla sua comunque delle buone frecce nel suo arco. In primis la componente visiva, che è veramente stratosferica, cioè guardare questo film ti riempie gli occhi, tutti i dettagli, i costumi, i colori, la fotografia, per quanto quella digitale, veramente fatto bene, segno di un comparto artistico veramente in forma per la realizzazione di questo film. Poi ci sono le musiche, già le musiche di Tchaikovsky sono bellissime, il balletto dello Schiaccianoci è uno dei balletti più belli che esistano. Io ogni Natale vado a vedermi la diretta con la Royal Opera House del balletto dello Schiaccianoci, perché è un'opera stratosferica anche in questo caso, e le musiche sono bellissime, in questo caso riarrangiate anche dal mio compositore preferito di colonne sonore, che è James Newton Howard, quindi colonna sonora fantastica, visivamente bellissimo, e attori
bravi Helen Mirren su tutti, ma anche Mackenzie Foy, che è la protagonista, che purtroppo con questo film doveva avere il trampolino di lancio, ma non credo che ce l'avrà, perché questo film, oltre ad aver floppato, è stato anche recepito molto male, e a buon ragione, poiché la trama di questo film è scontatissima. Però io dico, ok, hai una trama scontata, però puoi comunque valorizzarla. No, personaggi stupidissimi, veramente di merda, in una maniera assurda, caratterizzati proprio male. La trama già vista, che già dall'inizio del film tu vai a capire immediatamente dove andrà a parare, e così è, non c'è mai un vero colpo di scena, se non forse la rivelazione del villain finale, che sì, è inaspettata, però alla fine ci si poteva arrivare molto facilmente fin dall'inizio. E poi una cosa che mi ha divertito è che il villain principale di questo film, che non posso rivelare perché è un grandissimo spoiler, penso sia uno dei villain più sopra le righe di sempre, che però proprio per quanto è sopra le righe, per quanto è esagerato, per quanto è stupido, mi è piaciuto, perché mi ha divertito. Cioè, io adoro i villain sopra le righe, e il villain di questo film si va ad aggiungere al mio gruppo di villain preferiti sopra le righe, che sono John Travolta in Battaglia per la Terra, Eddie Redmayne in Jupiter Ascending e Jeremy Irons in Dungeons and Dragons. Però appunto, nonostante questi vantaggi, queste qualità, questo film rimane comunque molto discutibile. Un'ora e mezza che sembra durare 3 ore, tanto è pesante, tanto è lento il ritmo. E la cosa più grave è che appena finisci di vederlo te ne sei già scordato, non ti interessa più nulla, non vuoi sapere più nulla, nonostante getti le basi per dei seguiti che non si faranno, ma alla fine non ti interessa, non vuoi saperlo come andrà avanti. Ed è un peccato, perché ribadisco, sulla carta poteva funzionare tantissimo come film, e invece si schianta e non va bene. Non mi è piaciuto, è un film brutto, non funziona, si salva solo per la bellezza visiva. Proseguiamo con un altro film, in questo caso non è che non mi sia piaciuto, semplicemente mi ha deluso, ed è The Cloverfield Paradox, comprato ovviamente per completare la saga di Cloverfield, che è una saga bellissima. Questo film non è che sia brutto, semplicemente sfigura tantissimo in confronto ai primi due, in particolare al secondo, che è uno dei film di fantascienza horror più belli che siano mai stati realizzati. Questo film è, pur in questo caso, è molto scontato, non ha nulla di originale come potevano invece avere i suoi predecessori, ed è un po' un peccato, perché questo è il film che dà le risposte, questo è il film che in realtà dal 2009 stavamo aspettando, dal 2008, da quando è uscito il primo Cloverfield, noi volevamo delle risposte sull'origine del mostro, sull'origine degli alieni del secondo, volevamo sapere che cosa fosse successo. Questo è il film che dà le risposte. Il problema è che tutta la cornice narrativa che c'è attorno non è che non funzioni, ripeto, questo film in realtà è fatto pure bene. Il problema è che sembra già visto, è praticamente Alien, è uguale, identico, stesse dinamiche, i personaggi sono molto più abbozzati, meno approfonditi. La recitazione è ottima, per carità, però ribadisco, sfigura in confronto agli altri, preso appunto per completezza, sperando che usciranno altri Cloverfield, perché ribadisco, comunque come saga è interessantissima, però nel complesso poteva essere fatto molto meglio. Poi film che invece mi è piaciuto un casino, è divertente perché in un primo momento si vociferava che questo film fosse il quarto della saga di Cloverfield, invece poi è stato ridimensionato, non so perché, non so se è vero. L'unica cosa in comune è che il film è prodotto da J.J. Abrams, e se lo conoscete l'avete già capito, Overlord. E allora, io adoro i nazi horror, i film con i nazisti dove ci sono zombie, mostri alieni, zombie, in questo caso zombie, e credo che questo forse sia il miglior nazi horror uscito negli ultimi anni, dai tempi del primo Dead Snow, e alla sua il fatto che, a differenza di Dead Snow, che comunque era un film demenziale, era splatteroso come lo poteva essere La Casa 2, questo film invece è un vero e proprio horror, non ci sono punte di tamarraggine o cose, è un horror fumettoso, ma non tamarro, ed è figo. Cioè, devo dire, mi è piaciuto. Forse la caratterizzazione di alcuni personaggi secondari un po' troppo cliscettosa, già vista,
Ma nel complesso il film mi è piaciuto. Poi c'è l'attore protagonista che è bravissimo, veramente bravissimo. Poi l'attore che fa il bastardone tedesco, che è lo stesso attore che nella live action di Ghost in the Shell faceva Bateau, che per, secondo me è un attore fenomenale, e qui è stato bravissimo. E che dire, Overlord mi è veramente piaciuto. Ribadisco, se siete come me amanti del nazi horror, degli horror fumettosi, questo potrebbe essere benissimo un film diretto da Guillermo del Toro. Secondo me mi ha ricordato un sacco il prologo del primo Hellboy. Mi è piaciuto infatti questa cosa, ho detto wow, è un film con una sua identità, con una sua estetica, veramente apprezzato, l'ho apprezzato veramente molto. Merita tantissimo. Passiamo ora al primo trio di 4K che ho preso, di cui però purtroppo due film non li ho ancora visti. Il primo dei quali è Millennium, quello che non uccide. Allora, della saga di Millennium io in realtà mi ricordo i libri, lessi solo i primi due. Il primo mi piacque da morire, il secondo lo ritengo di una noia mortale, a tal punto che non ho provato nessun interesse nel leggere il terzo e i successivi poi scritti dall'altro autore, visto che Stieg Larsson era morto. I film svedesi, più o meno stessa cosa, nel senso che li ho visti tutti, però mi è piaciuto solo il primo. Ho apprezzato di gran lunga il remake americano di Uomini che odiano le donne, quello fatto da Fincher, che se ne dica, per me è nettamente superiore, sia a livello di messa in scena che di attori che di veridicità della storia, cioè di adattamento della storia. Questo film non l'ho ancora visto, l'ho preso appunto per il rispetto che provo per la saga di Millennium, che per comunque tra altri e bassi è una saga notevole, e soprattutto io adoro il personaggio di Lisbeth Salander. E inoltre questo film è stato diretto da Fede Alvarez, che è il regista della casa e soprattutto di Man in the Dark, due grandissimi film. Qui film non horror, il suo primo film non horror, sono curioso di vedere come sarà, però ribadisco, non l'ho ancora visto, quindi non mi esprimo. Passiamo ora al secondo film della tripletta, che è l'unico che ho visto, che è un film che in realtà molti hanno odiato e che io devo dire invece ho apprezzato tantissimo, che è Animali Fantastici, i Crimini di Grindelwald. Allora, parliamoci chiaro, io sono perfettamente d'accordo con chi se l'è presa con questo film per quanto riguarda la rivelazione finale, che è troppo assurda per essere vera, nel senso che io sono convinto che si tratterà alla fine di un inganno, perché non è possibile che un evento così importante non sia stato mai citato nella saga principale. Quindi o la Rowling se l'è inventato di sana pianta senza rendersi conto di che effetto potesse avere sulla saga principale, o semplicemente salterà fuori che appunto è un inganno, cosa che io credo. Per il resto, in realtà, questo film io l'ho apprezzato anche più del primo. Il primo Animali Fantastici a me mi era piaciuto a metà, nel senso che il film era letteralmente a metà. Cioè, la prima ora per me era completamente inutile, la seconda invece era molto più bella. Questo film invece parte subito in quarta con una sequenza spettacolare e porta avanti comunque una trama spionaggistica nel mondo dei maghi che mi è piaciuta, pure l'evoluzione di alcuni personaggi, lo sviluppo di alcuni personaggi introdotti nel primo film, tipo Credence, mi sono piaciuti. Ho storto un po' il muso per quanto riguarda per esempio il personaggio di Queenie, che subisce un cambiamento radicale in una maniera troppo veloce, ma sono abbastanza certo che sia causato dai tagli di montaggio. Ora, io non ho ancora avuto modo di visionare la versione estesa di questo film, però dai trailer, dai documenti che ho visto su internet, ho capito che è stato tagliato davvero tantissimo dal girato, e secondo me appunto quelle parti che mancano chiarivano molti sviluppi. Però se è stato deciso così, peggio per loro. Detto questo, le uniche cose che mi hanno veramente infastidito di questo film sono alcune discrepanze con la mitologia originale, ma non mi riferisco agli eventi o ai personaggi quanto alla messa in scena. La prima di tutte, io già dall'inizio, la prima cosa che ho detto, strano, me l'ha fatto pure notare una mia amica che lei è molto più appassionata di me, all'inizio del film si vede il personaggio di Eddie Redmayne che dentro il ministero vede una specie di aspirapolvere meccanico. E c'è questa cosa non va bene, perché nel mondo della mitologia di Harry Potter i maghi non capiscono la tecnologia, poiché avendo la magia al loro servizio
non usano mezzi tecnologici, quindi per quanto quell'aspirapolvere possa essere mosso dalla magia, comunque è un oggetto tecnologico che loro non userebbero, loro farebbero sparire la polvere con la magia, oppure incanterebbero una scopa. Basta pensare alla scena in quando Harry entra per la prima volta nella casa di Weasley, vede dei piatti che vengono lavati da una spazzola che si muove da sola. Non è un lavastoviglie che va a energia magica, ma è una spazzola animata che pulisce. Quindi già questo dettaglio ti fa capire, ma perché fanno una cosa del genere? Secondo dettaglio è l'abbigliamento dei maghi. Perché nel tutta la mitologia di Harry Potter, anche in questo caso, sia libri che film, viene chiarito come i maghi indossino degli abiti completamente eccentrici rispetto a quelli dei babbani. Portano vesti lunghe, medievali quasi. Basta pensare alla figura di Silente. Guardate il Silente dei film originali e guardate il Silente di questo film, che per quanto è interpretato da Dio, da Jude Law, ha un abbigliamento troppo da babbano e non il look da Merlino tipico di Silente. Stessa cosa, per esempio, il flashback, una delle scene più belle, che è il flashback dove si vede appunto il giovane Silente ancora professore, è una scena bellissima, ma se non fosse stato lo stesso Silente a rivolgersi a una professoressa e chiamarla Meg Granite, io non avrei mai capito che quella era Meg Granite, perché era vestita come una normale persona. Non so se capite, a me sono queste sviste che mi danno più fastidio, non tanto le discrepanze, le rivelazioni e cose del genere, quanto appunto questi dettagli che mi fanno capire che chi è stato dietro questo film non conoscesse proprio appieno il materiale originale, ed è paradossale visto che c'è dietro la stessa Rowling. Detto questo, ribadisco, il film in realtà mi è piaciuto pure tanto, e anche più del primo. Ho apprezzato tantissimo l'interpretazione di Johnny Depp, che da 2 anni a questa parte sta finalmente ricominciando a recitare come si deve, e a me questo Crimini di Grindelwald è piaciuto veramente tanto. Poi, ultimo della tripletta che non ho ancora visto, è Il Mistero della Casa del Tempo, preso per fiducia nei confronti di Eli Roth e per il fatto che si tratta comunque di un fantasy per ragazzi, che comunque un genere che a me piace, vedremo, è stato tutto preso per rientrare nella tripletta. Poi, cofanetto che mi sono fatto arrivare dalla Germania. Questo cofanetto in realtà si può prendere pure dall'Inghilterra, con una differenza. Sono 3 film, di cui uno lo avevo in DVD, uno lo avevo già in Blu-ray, questi invece sono tutti in Blu-ray, e uno non ce l'avevo proprio. La differenza è che nella versione inglese l'audio italiano è presente solo su 2 film, mentre nella versione tedesca l'audio italiano è presente su tutti e 3. Grandioso. Ed è la trilogia del cornetto. Io già possedevo The World's End in Blu-ray e Hot Fuzz in DVD. Shaun of the Dead, che mi rifiuto di chiamare l'alba dei morti dementi, invece non l'ho mai posseduto, e adesso mi ritrovo con tutte e 3 i film in un unico cofanetto fantastico di questa grandissima trilogia, di questa grandissima saga di parodie / citazioni di 3 generi, che sono horror, action e fantascienza. Il mio preferito, penso di averlo già detto 1 miliardo di volte, è Hot Fuzz. Penso sia in assoluto il migliore dei 3, il più divertente, il più dinamico, il più simpatico. Non che gli altri 2 non meritino, anzi, sono tutti e 3 fantastici, ma Hot Fuzz mi ha sempre lasciato qualcosa di più. Poi, a un mercatino, ho recuperato 3 film, tutti nuovi in celofanati, anche se uno sta un po' in condizioni disastrose. Il problema è che di questi 3 non ne ho visto nemmeno uno, anche se li conosco, 2 li conosco di fama, uno l'ho preso mosso dall'interesse. Il primo è un film d'animazione che è Big Fish and Begonia, che però, no, ribadisco, non l'ho ancora visto, quindi non so esprimermi. Trovato appunto in celofanato, nuovo, a 3 euro, preso immediatamente. Poi ho preso questo film di cui tutti mi hanno sfracassato i maroni, vedilo, 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 lo vedrò. Il problema è che io ho un problema grandissimo con questo regista, che è Luca Guadagnino, e il film è Chiamami col tuo nome. Ora, io di Guadagnino non ho mai sopportato nessun film, l'unica eccezione che mi ha veramente destabilizzato è stato il remake di Suspiria, che invece ho trovato fantastico, ma ne parlerò quando lo comprerò. Questo Chiamami col tuo nome non l'ho ancora visto. Io purtroppo, ribadisco, con Guadagnino ho un brutto rapporto. Magari mi ricrederò, come d'altronde mi sono ricreduto con il remake di Suspiria, però non mi voglio sbilanciare.
prima di vedere. Poi ho trovato questo film che si chiama The Storm Riders, I Cavalieri della Tempesta, che è un film cinese. Io l'ho preso perché questa copertina, completamente distrutta, nonostante fosse in cellofanata, me lo faceva sembrare un trashone. Invece ho scoperto che è sì un film abbastanza tamarro, ma è uno dei film che ha avuto più successo in Cina, non in Giappone, scusate. E ha generato pure dei sequel, è praticamente il primo di una saga, e io... Wow, ok, lo vedrò il prima possibile, vi dirò. E detto questo, siamo al momento della verità. Allora, come vi ho accennato, mi è stato detto che si tratta di una saga. A me Berto mi ha detto, è una saga di cui so che tu hai già alcuni titoli, ma so per certo che non li hai tutti. E come me l'ha detto, io sono andato un po' nel pallone perché non riesco... Cioè, ho tante saghe iniziate e non finite, e molte neanche me le ricordo, quindi non so cosa sia. Non lo sto guardando, questo. No, vabbè. Grandissimo. Fantastico. La saga di Tremors. Effettivamente, a me mancano gli ultimi due. E la cosa bella è che questo cofanetto stavo per prenderlo qualche giorno fa. È fantastico. Sono... tutti i film di Tremors, quindi tecnicamente io avevo già i primi quattro, quindi tecnicamente il quinto è il mio 3000esimo film. Eh sì, perché avevo già... Eh sì, quindi questo è il mio 3000esimo film. Quindi sono sei film qui dentro. Mamma mia, già... Ok, gli devo rifare il conto, ma... Mamma mia, cioè... Berto, grazie, purtroppo non posso esultare più di tanto perché ci sono persone in casa, quindi magari mi prendono per pazzo, ma che bello, cioè, Tremors, cioè, non so, sarà perché avevo un po' paura visto che avete visto qual è stato il 2000esimo film, e invece mi hai stupito per l'ennesima volta perché il primo film era stato un trashone, il 1000esimo film, il 2000esimo film è stato un porno, e il 3000esimo film... è uno dei film di una delle mie saghe preferite di fantascienza. Horror che sia. E cioè, sono... mi mancano le parole. Cioè, ti abbraccerei, Berto, tantissimo, grazie. 3000 film. Tremors 5. Tutta la saga di Tremors. Questo cofanetto è il 3000esimo film della mia collezione. Non ci posso credere. Sono contentissimo. Persino il cellulare che registrava l'audio ha avuto un mancamento, quindi sono veramente contento. Devo andare avanti, quindi andiamo avanti. 3000 film, ho 3000 film, raga, ho 3000 film. Proseguiamo, dai, mancano 4 film, con un grandissimo classico che io ho recuperato in Blu-ray. Io già avevo il Blu-ray della versione normale, non ho mai avuto occasione di vedere la versione estesa, che è stato finalmente pubblicato in questo Blu-ray, che dicono tutti essere la miglior versione in Blu-ray della versione estesa di questo film, che è Balla coi lupi, che è un'opera epica strabiliante. La cosa che mi ha colpito quando ho visto questa versione estesa da 4 ore è che io queste 4 ore non le ho sentite. Cioè, il film è finito e io dicevo, no, non è possibile che siano passate già 4 ore. Non è possibile che finisce così, io voglio sapere di più, io voglio vedere di più. Una grandissima opera, davvero davvero molto bella, strutturata molto molto bene, bello, cioè, non ho molte parole perché sono ancora emozionato per Tremors, ok? Poi, gli ultimi film, che sono anche questi presi con la promozione dei tre film in 4K, e ci ho preso due film che già avevo e ho upscalato, e una novità. Il primo film che ho già preso, che avevo già, è Miss Peregrine di Tim Burton. Snobbatissimo film di Tim Burton, perché in realtà a me è piaciuto un casino questo film. Uno dei pochi casi in cui il film mi è piaciuto più del libro da cui il film è tratto. Poi c'è Eva Green, straordinaria. Preso appunto in questo 4K, vedremo come sarà la resa. Poi altro film in 4K di un film che io avevo già in DVD. Erano anni che me lo volevo ricomprare in Blu-ray,
Però rimandavo, alla fine ho fatto il salto doppio prendendomelo in 4K con dentro anche il Blu-ray che è Salvate il soldato Ryan. E penso che questo in 4K in Dolby Atmos, i primi minuti, quelli con lo sbarco, saranno da brividi. Non vedo l'ora di vederli, sinceramente. Salvate il soldato Ryan è un bellissimo film di guerra, forse un po' troppo lungo, forse, ma che sicuramente merita di essere visto anche appunto solo per la sequenza iniziale, che penso sia una delle sequenze più belle della storia del cinema, più drammatiche e più realistiche. E appunto penso che col Dolby Atmos sia qualcosa di devastante, credo. Vedremo, poi anche il Blu-ray, in realtà non ho ancora avuto modo di guardarlo in Blu-ray questo film, ma vedremo. E poi la novità, che è un film d'animazione che poi chiude questo video dedicato alla mia collezione, che è un film d'animazione uscito a Natale, su cui avevo un po' di pregiudizi e devo dire non mi ha fatto impazzire, però mi è piaciuto, ed è Il Grinch, la nuova versione del Grinch. Allora, sinceramente preferisco il film quello con Jim Carrey, nonostante a sua volta quel film ampliasse ed aggiungesse molte cose al racconto originale del Dr. Seuss. La cosa bella che veramente mi ha fatto apprezzare questo film è il fatto che non si ripeta, non prenda veramente nulla delle cose che erano state aggiunte al film con Jim Carrey. Quindi prende solo la storia del Dr. Seuss, la amplia però in un modo tutto suo, quindi pure il personaggio di Cindy viene sviluppato in una maniera diversa, allo stesso modo i personaggi di non so chi vengono, che poi qui vengono chiamati in una maniera diversa, non mi ricordo, e vengono sviluppati in maniera diversa, ci sono personaggi diversi. Mi è piaciuto appunto che non abbiano preso le stesse cose del film precedente. Abbiano fatto un loro film e come tale secondo me funziona, forse anche un pochino più dell'Horax, secondo me. Penso che tra gli adattamenti animati del Dr. Seuss usciti dalla Illumination, credo sia forse quello fatto un pochino meglio. Credo. Vedremo in futuro perché so che vogliono fare pure il gatto col cappello e altri racconti, però io ora per adesso parlo di questo, che non è un capolavoro, ci sono sequenze che avrei pure tolto, sinceramente, momenti comici abbastanza inutili. Però il modo in cui, per esempio, spieghino il perché del Grinch odia il Natale, nel racconto originale il Grinch lo odia e basta, non si dice il perché, lo odia. Nel film, quello con Jim Carrey, si dava un motivo di odio, per via del bullismo. In questo film invece c'è una parentesi molto più dark legata all'abbandono. E secondo me quella sequenza è resa visivamente in maniera impeccabile, veramente una sequenza bellissima. E inaspettata in un film alla fine molto goliardico e gigione, come poteva essere, come poteva sembrare dai primi minuti. Ribadisco, non perfetto, non bellissimo, ma sicuramente una bella nuova versione del Grinch. E abbiamo finito, cioè, mi sembra strano aver fatto un aggiornamento così corto. In realtà non so neanche se ho superato un'ora di lunghezza come mio solito. E questo è il 3000esimo film. Ho raggiunto i 3000 film in meno di 2 anni. Questo vuol dire che in 2 anni da quando mi è stato regalato il 2000esimo film, in meno di 2 anni io ho preso 1000 film. Si vede che ho iniziato a lavorare. È cresciuto, la collezione è cresciuta, cioè sono passati quasi 10 anni da quando ho cominciato questa avventura su YouTube e non mi aspettavo, vi giuro, non mi aspettavo che sarei arrivato a tale soglia in così poco tempo, perché appunto all'inizio acquistavo in una maniera molto più centellinata, poi invece ho scoperto i mercatini dell'usato, poi appunto ho iniziato a lavorare, quindi i soldi sono arrivati in maniera più fluida. E ok, io purtroppo non ho parole perché sono troppo contento e emozionato di questa cosa. Perché ribadisco, cioè io questa cosa l'ho scoperta con voi. Questo cofanetto, questo 3000esimo film l'ho scoperto adesso, non lo sapevo prima. È una bella sorpresa, è stata una bellissima cosa. Io sono contentissimo che vi abbiate seguito fino a qui.
Fatemi sapere cosa ne pensate degli acquisti nei commenti, se vi sono piaciuti o meno, cosa ne pensate del 3000esimo film, e spero il prima possibile di fare altri video di Stremis Cut o di approfondimenti, o anche sul canale collettivo che è rimasto un po' in sospeso lì dopo, da novembre dell'anno scorso. Spero che non di non avermi annoiato troppo, e noi ci vediamo alla prossima!